Avanti allora con le interrogazioni, la prossima è Barbara Penzo con oggetto area tutela biologica, risponde Piozzo Massimiliano. C'è stata anche una commissione tra l'altro su questo punto. La 5. Scusate, la 5 era già stata fatta. Sì. Scorso consiglio, grazie. Prego, consigliere. Allora, sì, nonostante ci sia stata la commissione, io ho comunque seguito online, però non so se è invitata, e l'avrei comunque discutere perché ho seguito in maniera molto dettagliata, quindi è stato interessantissimo il dibattito che è avvenuto e anche le ipotesi e le prospettive che potrebbero esserci. Quindi a maggior ragione volevo capire se oggi nel leggere questa, insomma, magari ci sono degli indirizzi o delle riflessioni che sono emerse post commissione. Quindi andrei anche molto veloce perché poi alcune cose da anni sto chiedendo attenzione su questa, ad oggi ancora promuovere il sito, non dobbiamo solo partire gli Stati, insomma non voglio ripetere, insomma, sono cose di considerazioni che convintamente io scrivo sempre di cui credo, e però c'è un peculiare momento di grande visibilità, perché ricordo che questa è datata 15 di febbraio, questo grande visibilità di Chioggia, Chioggia Capitale della Cultura 2024, la fase locale, e che quindi l'area di tutela biologica del Piemonte merita una profonda discussione sulle prospettive future. Valutato che accanto all'ipotesi di possibili scenari futuri vanno prima esaminate e considerate anche le criticità gestionali del passato, non tanto per, ma segnalate anche dalla Regione Veneto, quindi rendiconto spese su incarichi di consulenza, tempi di realizzazione, sito, follow-up, eccetera, e interrogo contro il sindaco e l'assessore per conoscere l'interesse che c'è sull'area di tutela biologica delle Piemonte e per sapere quali sono gli sviluppi non solo sulle criticità economiche evidenziate dalla Regione, ma anche sulle prospettive future rispetto a quest'area. Grazie consigliere. Massimiliano Piozzo. Grazie Presidente. E, sì, come è stato detto, sul tema abbiamo affrontato anche una discussione abbastanza approfondita in commissione, c'è poi anche un'altra interpretanza simile argomento con la collega di Inizia Civica, che per la verità sono ancora ancora di un momento lo piccolo spesso, anche ancora prima delle commissioni rispetto a questo tema. Comunque, per quanto è stato appena richiesto, io posso ribadire e riassumere un po' di passaggi che sono stati già spiegati in commissione, perché i consiglieri sono commissari nella commissione che si occupa di ambiente e quindi ha trattato questo aspetto. Diciamo che tra fine dicembre e inizio gennaio ci siamo messi in contatto con l'associazione del Piemonte, una persona di Mescacchini che diciamo, è un po' il factotum di questa realtà, e a metà fine gennaio abbiamo incontrato, ero presente io, il dirigente dottoressa Ballarin, l'assessore De Perini, il presidente della Commissione Ambiente, a far significare insomma, che c'era l'intenzione da parte dell'amministrazione di riprendere in mano un discorso e di riprendere anche un dialogo con l'associazione al fine di valorizzare in maniera anche più concreta possibile questa ricchezza di tipo ambientalistico che abbiamo. A fine febbraio, e ringrazio per l'interessamento per aver partecipato a organizzare quella riunione con il consigliere Dolfini, c'è stato un incontro in videoconferenza con gli uffici della Regione Veneto, presente le edizioni ambiente e unità progetto Foreste e Parchi. E in seno a questa videoconferenza, insomma, in seno a questa riunione, l'amministrazione comunale ha fatto presente che era proprio interesse quello di appunto, riprendere in mano un discorso in maniera più concreta e anche se vogliamo più fattiva del passato e proporsi come ente gestore. Da parte della Regione sono state date alcune indicazioni e alcuni, possiamo definirli paletti, diciamo così, alcuni suggerimenti per poter realizzare questo tipo di percorso. E al fine di concretizzare meglio diciamo, le caratteristiche della struttura che dovrà essere messa in piedi, è stato programmato per lunedì prossimo, il 28 di marzo, un nuovo incontro che questa volta verrà svolto in presenza nel comune di Chioggia. Quindi, per quello che riguarda le prospettive future, mi sembra molto chiaro che l'intendimento e anche
le azioni delle amministrazioni sono finalizzate a una gestione che possa essere il più possibile in grado di far valorizzare da parte dell'amministrazione questo patrimonio naturalistico, come dicevo prima, e anche collegarlo sempre di più col nome della nostra città, cioè o, diciamo anche così, approfittarne e sfruttarlo. Per quello che riguarda il passato, in realtà io ho recuperato delle informazioni dagli uffici e non è stato semplicissimo perché la gestione non è stata sempre diciamo, del tutto lineare. E la Regione ha disconosciuto metà delle prime due tranche di finanziamenti di cui si parlava nell'interrogazione e ha disconosciuto anche il follow-up. Questo probabilmente perché non sono state seguite le linee di gestione rispetto ai finanziamenti stessi. Comunque, al di là di questo, non è mio interesse di tornarci troppo sopra, avanziamo come comune 3.000 euro, che sono l'ultima parte dei finanziamenti che ci sono stati riconosciuti per l'attività fatta, e poi quella partita, diciamo così, per il passato sarà tutta. Grazie Assessore, è soddisfatta consigliera della risposta? Sì, abbastanza. Ah, perfetto, grazie. Passiamo alla prossima.